in occasione dei 60 anni della coniazione della prima moneta d'argento italiana, le 500 lire con le famose caravelle, ed Italia ha avuto l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a ricognare il pezzo originale con le famose bandierine controvento. La moneta è fortemente voluta dal ministro Medici, che voleva dimostrare lo sviluppo straordinario dell'economia italiana e il boom economico dell'Italia. Il progetto era stato affidato in un primo momento a Giampaoli, perché il ministro Medici conosceva una medaglia con il ritratto della moglie di Giampaoli stesso e chiese quindi che questa diventasse l'Italia, la nuova Italia. Per il rovescio venne chiamato un allievo di Giampaoli, Guido Veroi, che in una notte, come lui racconta, riuscì ad avere l'ispirazione e a disegnare le caravelle, l'inizio del nostro Rinascimento. Le caravelle però avevano una particolarità. Le bandierine andavano in senso contrario al gonfiarsi delle vele. Nacque immediatamente una polemica. Veroi difese strenuamente la sua posizione, tra l'altro lui era ingegnere navale, quindi conosceva bene queste problematiche, sostenendo che si trattava di un vento di bolina e che quindi il vento arrivava non dietro l'imbarcazione ma perpendicolarmente, lateralmente. Tant'è, alla fine si decise di evitare ulteriori discussioni e nell'anno successivo, 1958, uscirono le serie di circolazione ufficiali, quelle con le bandierine normali. Ovviamente i pezzi con le bandierine controvento ebbero un grandissimo successo collezionistico. Tutti le cercavano, ma i pezzi erano talmente pochi ed era difficilissimo procurarseli. Un'altra variante di conio che fa parte della serie è rappresentato da una moneta particolare. Sono le 1000 lire del 1997. È l'ultima moneta metallica della Repubblica Italiana ed è una moneta di cui quest'anno ricorre i 20 anni dalla loro coniazione. Al dritto una bellissima testa dell'Italia di Laura Cretara e al rovescio la cartina dell'Europa. Dopo che questi pezzi furono coniati ed entrarono in circolazione, ci fu chi si accorse che c'era un errore nella definizione dei confini, in particolare di quelli della Germania. Si decise di lasciare in circolazione i pezzi già coniati e di procedere a una nuova edizione della moneta. Quindi si può parlare in questo caso di una variante nata però da un errore ben preciso di progettazione. Nella serie di ricognazioni dedicate alle varianti e agli errori di conio ci sono anche invece delle varianti di conio determinate da altre esigenze. Un esempio particolare è rappresentato dalle 10 lire del 1951, quindi una delle prime serie della Repubblica Italiana, con le spighe su un lato e il vomere, l'aratro, sull'altro. Proprio alla fine della circolazione della lira, nel 98, si sono allungate leggermente le spighe che vengono a toccare a questo punto addirittura quasi il bordo della moneta. Spesso si ricorre alla rivisitazione di un soggetto per contrastare le contraffazioni dei pezzi stessi. Fino adesso abbiamo parlato appunto di varianti praticamente di coni. Ci si aspetta dalle macchine moderne che tutti i pezzi escono perfettamente uguali, perfettamente identici e che non ci siano errori. Anche le macchine sbagliano. Uno degli esempi più concreti è le 5 lire del 1951. Stranamente manca su questo pezzo la firma di Romagnoli. Si tratta di un errore di coniazione. Il pezzo è stato prodotto con coni probabilmente stanchi. Accanto e a completamento della storia della lira e alle ricognazioni di errori e varianti di conio, Editalia presenta anche un nuovo volume della serie La lira siamo noi, dove
verranno illustrate con bellissime immagini e con aneddoti alcuni momenti particolari della storia della lira, quello che avviene dietro le quinte. Un volume che allarga il suo sguardo anche a monete mai nate. Sono i progetti di monete. Abbiamo degli straordinari progetti di monete che propongono dei soggetti che poi in realtà non sono mai diventati una moneta di circolazione. Abbiamo però anche una serie appunto ricchissima di errori di coniazioni. Non ci si aspetterebbe ad esempio di trovare nella collezione di Vittorio Emanuele III una ricca raccolta di questi errori che evidentemente la zecca consegnava al sovrano che si sapeva appassionato di numismatica. Ma abbiamo anche una circolazione parallela, che sono le serie per collezionisti, serie nate direttamente per il collezionista in metallo prezioso e che la Repubblica Italiana ha portato avanti con grande uso di artisti di altissimo livello. Il volume si completa con una carrellata su alcune collezioni pubbliche e private di grande interesse, dove questi pezzi sono confluiti. Un esempio è quello del Museo della Zecca di Roma, un museo che vive, è nato e vive in simbiosi con la produzione della zecca di Stato italiana e dove quindi sono presenti prove e progetti assolutamente originali e in buona parte inediti di monete spesso mai nate. La serie della storia della lira e i volumi dedicati alla lira siamo noi si completano con questo sguardo che si apre su un mondo sconosciuto, che è il mondo che sta dietro le quinte, dove artisti, tecnici, meccanici e macchine hanno una loro vita e dimostrano di saper sbagliare anche loro.